Che c'è positivo con il bosco? C'è i muschi che ti mangiano e c'è gli animali che ti mangiano e le cose. Ma tutte queste cose sono negative, ma pure c'è quasi i cose positivi. C'è i funghi. I funghi sono fantastici. A me piace i funghi. Se tu non piaci i funghi, allora va... Aspetta, non voglio dire vaffanci, perché Google sempre mi demonizza. Fai demonizzazione, come cazzo si dice? No, come si dice in italiano? Demonetizzazione. Loro non mi vogliono dare i soldi, io non faccio niente qui. Allora oggi facciamo il risotto di funghi con i funghi senza parolacce. Allora, cominciamo. La prima cosa che non ho capito in italiano è il nome di questi funghi. C'è scritto nell'internet gallinaccio, gallinaccio, sì, gallinaccio, finferli, cantarelli, ciantarelli. Non lo so come non si dice, non si può dire come si dice in italiano. Come si fa i parolacci senza parolacci? Come pene si dice? Ma va bene. Quello qui, che è più pallido, si chiamano in latino vecchio, si chiamano Cantarellus palens. E quello normale, per me è normale, quello qui, si chiamano Cantarellus cibarius. In latino. E quelli scuri che si trovano nel bosco, tutti si trovano nel bosco, certamente, però quelli più scuri si chiamano Cantarellus tubiformis. Va bene. Io ho comprato quelli scuri qui. Tutti sono buoni e tutti ciantarelli sono buone, io uso questi e ho comprato tanto. Allora facciamo, come ho detto, i cosi dei funghi con i funghi e più di funghi, e poi mettiamo i funghi. La prima cosa che dobbiamo fare è un brodo di funghi, un brodo che si fa facilmente e molto buono, molto molto buono. Allora uso i pastinacca e i carote e tanto di funghi, un po' di sale e l'acqua e la cosa, e un po' di rosmarino e basta. Allora, la pastinacca uso per due cose, per il brodo e per un'altra cosa. Allora cominciamo così, guarda, spuccia la spuccia così, ma non buttiamo niente. Allora fa così, guarda, questi fini fini così, e questo usiamo tra poco. Ma il, come si dice, il gambo taglio a cubetti così, e la carote, una buona carota è brutta, ma pure cose piccole e brutte si può usare per sue cose così. Allora tagli, guarda, questo si chiamano, c'è questi che dicono che questo è una cosa di pigrezza per i pigri, ma io voglio dire è rustico. Se tu sei pigro e tu fai mangiare brutto, dove tu non vuoi tagliare niente perché sei pigro, e quando tu tagli qualcosa tu tagli bruttissimo e grande e non vuoi fare le cose, allora dici che è rustico. E vabbè, sale, rosmarino e 2 litri di acqua. Chiudi nel sotto pressione. Questa è la cosa sotto come barba si dice, sotto pressione così, e per lasciamo stare per un'ora sotto pressione, poi apri e poi ancora mezz'ora più o meno, quanto l'acqua evapora, come si dice, tu vuoi più o meno 50% di meno di acqua, la metà. E con questo brodo facciamo il risotto. Se tu sei italiano, allora penso che tu hai mangiato il risotto tante volte e tu sai cos'è un buon risotto. Si deve, il metodo per fare il risotto è importante, ma pure il riso è molto importante. C'è tanti risi che si può usare. Io ho sentito che ci sono questi cuochi fighi che provano le cose nuove, che usano il riso per il sushi, il riso giapponese, ma tradizionalmente si usi quelli italiani. Poi, per esempio, il riso l'arborio dall'Italia.
E questo uso io. Allora, soffriggere il riso in olio di oliva, caldissimo è qui. Gli esperti dicono che questo momento è importante perché poi, quando aggiungiamo il vino bianco e freddo, il riso che è molto caldo nell'olio si sprezzerà. Gli esperti dicono. Non lo so se è vero, forse è bugiardo, è mito, ma facciamo come voi italiani tradizionalmente. C'è tante cose nel mangiare che non fa la differenza per me. Ma va bene. E presto metti la cipolla e un po' di brodo e aspettiamo per il evaporare e aggiungi più di brodo, mischi, sempre mischi e un po' di più brodo e si fa così per più o meno 20 minuti, quando già hai un risotto cremoso e fantastico e le cose. Ma in questo tempo facciamo il resto. Tagli la cipolla bruttissimo così, come un pigro di minzica, non voglio dire allora dico minzica, forse si può fare, forse YouTube non demonetizza niente, perché non, i parolacci non ho detto, che pene voi. Se non ti piace questo episodio perché non ci sono i parolacci giusti, allora vaffan barba. Si può dire vaffan barba, vaffan bietola, vaffan, non lo so cosa si può dire. Ma va bene, tagli la cipolla, l'aglio, rosmarino, mettiamo qui. Vedi, ho tagliato rustico, guarda che rustico è. Nell'olio di oliva e più funghi, certo, perché ho detto funghi con i funghi e un po' di funghi. Allora, più i funghi, friggiamo e aggiungiamo la panna. La panna questa grossa, grassa, grassa. Penso che quasi 40% di grasso in questa panna. E poi un po' di quello brodo di funghi, che è concentrato e buonissimo, che profumo buono è qui. E fai il purè, così, la passata di cose, così. Un po' di sale, ma stai attento perché il brodo è già salato. Il pepe nero, e così, lasciamo stare nel caldo. Non è caldissimo, non bolliamo, ma lasciamo stare nel caldo per qualche minuto, 10 minuti, 15 minuti. In questo tempo che facciamo il resto. Allora, non voglio dire, quando tu fai queste cose, tu devi stare attento. Se tu fai mangiare da solo, se tu non hai assistenti che fanno le cose, e penso che no, perché tu stai da solo e da casa, io penso che tu fai questo mangiare per te solo, e tu siedi, tu mangi e tu pensi dalla vita e cosa non hai fatto e perché non hai fatto e poi e tra poco la vita è passata e tu che pena hai fatto. Ma va bene, voglio dire, se tu non hai assistenti e le cose, o una moglie o moglie, marito o moglie, allora stai attento, guarda qui, metti un po' più, mischi sempre qui il risotto. Se tu non fai, allora il risotto non diventi buonissimo, così, stai attento. E qui abbiamo un sacco di burro. Così, e friggiamo un po' più funghi, perché abbiamo tanti funghi e i funghi sono buoni. Allora, friggi i funghi, friggi questi strisce di pastinacca che abbiamo fatto prima, queste pelle che tu hai pelato. Allora, metti qui un po' di sale e friggiamo. Ma stai attento, non vogliamo bruciare, ma vogliamo davvero friggiare per i sapori e le cose. Così, ma stai attento perché i pastinacca bruciano facilmente, perché c'è tanti i zuccheri qui in questo, naturalmente. Va bene, e come ho detto prima, stai attento con la cosa qui. Vogliamo un risotto al dente, non vogliamo un risotto da mirda. Si può dire mirda, non è una parolaccia. Va bene, mincica, come stanco sono adesso, che stanco sono. Scusa che parlo un po' di mincica, però non sono un po' stanco adesso. Va bene, cosa voglio dire? Ah sì, per fare un risotto cremosissimo aggiungi tanto di parmigiano reggiano originale italiano e non compri le altre cose. Gli italiani non comprano le altre cose, però devo dire per gli americani o svedesi
svedesi o i polacchi, che non si compri questa di murda, si compri queste cose buone. Murda, mirda si può dire, murda si può dire, ma non si può dire meno. Va bene, allora, e poi metto un po' di buon olio di oliva extravergine, perché mi piace il sapore e mi piace il grasso, che il grasso fa il sapore buono. E servi velocemente. Allora, prima questo sugo di funghi, questa salsa di funghi, è così, è buonissimo, è il sapore e il profumo fantastico di funghi. Il risotto cremoso e buono ai funghi, e poi i funghi fritti qui, un po' di pepe nero e siamo pronti. Che buono, e questo è un risotto dal bosco. E sai, è vegetariano, non è vegano, però è vegetariano. Non voglio dire che i vegetariani sono sani, però se tu hai una ragazza, un ragazzo, e tu vuoi mettere la carota dentro il buco, allora questo forse è un buon comincio, sai, buono. Loro, quella o quello, vedi, saggi, e poi c'è quasi la garanzia, non si sa, però quasi la garanzia che lui o lei dice sì. Adesso non lo so se ho detto i parolacci. No, non ho detto i parolacci, chi vuoi, tutto a posto, niente demonizzazione e niente, tutto è buono.